Il 27 gennaio scorso è stato il giorno della memoria, il giorno in cui viene rinnovato il ricordo di uno dei periodi più bui della storia recente europea, la tragedia dell'Olocausto, in modo che la storia non si possa ripetere. Ma per qualcuno la storia invece si ripete. Siamo stati testimoni alcune settimane fa della comparsa di svastiche e segni inneggianti al nazismo sulle scritte della scuola di Pesaro che porta il nome di uno dei simboli della Shoah, Anna Frank. Ora gli stessi simboli sono comparsi in un angolo di Fano, via Fanella, in un punto di grande passaggio. Opera di annoiati imbrattatori in cerca di notorietà o una mano animata da istinti xenofobi e nostalgici? Di questo se ne occuperanno le forze di polizia, a cui è giunta una segnalazione inoltrata dall'assessore del comune di Fano, Mascarin, proprio con delega alla memoria, in un sopralluogo nella mattinata odierna. Cosa ne pensa? Cosa schifoso, insomma, ecco. Non dovrebbe, insomma. No, no, assolutamente no. È che non hanno tanto da fare. È tempo sprecato, secondo me. È un disastro, dovrebbero vigilare perché non si deturpa il bene pubblico, insomma. Comunque al di là dei segni sono brutti, a prescindere. A prescindere. Però insomma, a distanza di tanto tempo, insomma, la memoria... Quelle sono bravate di ragazzi, niente di più, insomma. È una roba che ormai non se ne viene più a capo, anche perché la possono fare quando, dove vogliono, e sono sempre quella minoranza, si spera, che fa soltanto quelle stronzate e basta. Mi scusi, un parere su qualcuno che ha pensato di mettere una svastica su un cartello? Una cosa allucinante per i tempi di oggi, ritornare a vedere quei simboli è una cosa vergognosa. Non fa piacere, insomma. Assolutamente, infatti andrebbero cancellati anche subito. Sono un'offesa alla città e al popolo italiano, come sempre, e al passato e alla storia.